si sente. Anche la bottiglia dell'acqua se mi interessa. Forse viene bene. A me piace sentire il suono dell'acqua. Spero che lo sentiate anche voi. Rilassate. Più che potete. Proviamo con questo. Cosa si sente? Senza microfono non so cosa si sente. Questo ha l'acqua dentro. Vediamo con la bottiglia dell'acqua se sentite meglio. Leggi o racconta una frase motivazionale o semplicemente una frase che ti piace particolarmente, utilizzando il tipo di voce che preferisci. Allora ho mal di gola, quindi faccio soft spoken. La frase che mi piace di più in assoluto, in generale, è: sii sempre te stesso e nessuno sarà mai come te. Che mi sembra faccia parte di un film, Tre metri sopra il cielo, o magari Ho voglia di te, non lo so, un altro film, non mi ricordo il titolo. Comunque mi piace tantissimo perché io sono sempre me stessa e voglio persone che siano sincere, voglio sempre persone che siano se stessi. È importante essere se stessi e non essere tutti uguali, copiare gli altri, essere tutti fatti in serie. Cosa vuol dire? Vado a spiegare, se non avete capito. Frase per me molto importante, più che motivazionale, è una frase comunque a cui credo, è un mio mantra, un mio motto, come anche il meglio deve ancora venire, che è la mia frase preferita di Ligabue. Però c'è anche la frase sii sempre te stesso, perché me lo dicevano a me che non devo assomigliare a nessuno, che io sono speciale, che sono unica così come sono, anche se non sono perfetta, anche se non sono Megan Fox, nessuno sarà mai come me. Perché io ho un naso fatto così, ho gli occhi castani, ho le sopracciglia così, ho la bocca così, le guance così, le orecchie così. Gli altri non hanno quello che ho, il mio stesso viso. E quindi tutti siamo diversi, tutti siamo speciali, ma io a modo mio sono speciale e sono bella a modo mio senza dover assomigliare a nessuno. E non devo assomigliare a nessuno, non devo invidiare a nessuno. In breve, questo mi piace come frase, è bellissima. Poi, fai un trigger utilizzando qualcosa che puoi schiacciare. Anche qui la plastica posso schiacciare. Mi piace tanto il suono della plastica. Non ho squishy, quindi non posso farveli vedere. Fai un trigger con un oggetto proveniente da un altro stato o un'altra regione. Aiuto. Questo non lo so. Questo non lo so cosa usare. Aiuto. Non mi sono preparata a niente, quindi non lo so cosa posso usare, sinceramente. Perché non ho niente che arrivi da un'altra regione o da un altro stato.
In casa non ho niente di un'altra regione e di un altro stato diverso dal mio, non ho niente, quindi mi sa che non posso fare nessun trigger, scusate. Fai un trigger luminoso, anche se c'è il sole, quindi non so quanto potrete vedere. Usiamo la torcia del mio telefono e vi faccio un po' di... non so cosa vedete perché dovrebbe essere buio. Vi faccio un po' di movimenti così, senza accecarvi. Un po' di luce sul mio viso e un po' di movimenti così, un po' di movimenti delle mani. Non sono molto capace, senza accecarmi. Un po' di luci, movimenti, un po' di luce. Rilassatevi, rilassatevi. Sta diventando sempre più buio. Poi fai un trigger con la plastica. Allora, più che plastica, ho delle salviette, delle caramelle, dell'acqua, non posso fare nient'altro. Proviamo di nuovo con l'acqua. Non fa dei rumori troppo forti. Spero vi piacciono. Non mi sono preparata niente, si vede. Scusate, apprezzate lo sforzo nel fare questo video. Spero sia rilassante. Poi ci sono ancora altri, un altro trigger, l'ultimo. Non ho niente di un altro stato da farvi vedere, anche perché io non vado in altri stati. Non viaggio molto e quindi non ho oggetti di altri stati, tutte cose italiane, piemontesi. Ultima domanda, fai il tuo trigger preferito del momento, a parte il tapping, quindi così, sul cellulare. Questo mi piace tanto, mi piace proprio tanto. Scusate se non ho fatto il What's in my phone, cosa c'è nel mio telefono. Ma ci sono un sacco di foto private che non voglio farvi vedere per la privacy e quindi non vi faccio il video, anche perché non ho applicazioni, non ho niente di interessante. Spero di avervi rilassato. Il tapping io lo adoro. Sul cellulare, sul tavolo, sul legno. Adoro anche il tapping sul vetro, ma non ho niente di vetro in casa, a parte un vaso che non voglio toccare che si rompe, che è un vetro sottile. Mi piace anche tanto il suono delle forbici. Questi sono i miei due trigger preferiti del periodo, del momento. Buon relax.